Le soft skill legate alla comunicazione e alla relazione sono fondamentali per mettere in moto processi di innovazione e di digitalizzazione anche nelle pubbliche amministrazioni. Una delle chiavi dell'innovazione è proprio la coprogettazione. Infatti, perché un progetto collaborativo e condiviso abbia successo, beh, è necessario che sommi gli skills di persone provenienti da realtà diverse, creando un valore che è maggiore rispetto ad un progetto pensato dall'altro e deciso da una o poche menti. Le competenze soft non sono tuttavia così diffuse in Italia quanto dovrebbero e non sempre sono di facile applicazione. Per capire quali possono essere le leve, i trucchi per mettere in campo queste competenze, abbiamo parlato con Gianluigi Cogo che nell'ambito della Regione Veneto si occupa di agenda digitale, Fab Lab Open Data. Secondo la sua esperienza, quali sono i vantaggi dei progetti partecipativi e collaborativi nella pubblica amministrazione, dove spesso prevale la logica dell'adempimento burocratico? Parlare di processi partecipativi nella pubblica amministrazione è sicuramente ancora oggi, e direi anche purtroppo, una grossa sfida. Sappiamo tutti che cosa prevale sostanzialmente nel modus operandi del civil servant italiano. Probabilmente prevale quel concetto che viene spesso definito come comfort zone, sostanzialmente quella incapacità di uscire da una gabbia del pensiero che rende prevalente il concetto di adempimento, cioè quel tipo di burocrazia difensiva che porta l'operatore pubblico a fare strettamente ciò che gli è richiesto. Questo sostanzialmente genera un pericoloso circuito chiuso, sostanzialmente, ecco perché viene chiamata una comfort zone, ma anche se chiuso, tutto sommato, proprio perché è difensivo, molto ma molto confortevole. Gli adempimenti spesso sono seguiti da una serie di regolamenti, da una serie di direttive, da una serie di protocolli con i quali poi si vanno ad esplicitare in azioni precise che possono essere servizi sostanzialmente per aziende, cittadini, tutti coloro o altri PA, tutti coloro che dalla pubblica amministrazione ricevono appunto particolari attenzioni che noi chiamiamo servizi pubblici. Quindi l'unico livello di partecipazione, se, e uso quindi il condizionale, se è accettata, è quella all'interno dell'ente pubblico, quindi sempre all'interno di questa comfort zone. Questo genera il grosso problema che è appunto la gabbia del pensiero, cioè tutti la pensano allo stesso modo, tutti agiscono allo stesso modo. Ciò che avviene all'esterno sostanzialmente viene ignorato. Come si può ovviare a tutto ciò? Beh, un'idea di fondo purtroppo difficilmente praticabile è quella di uscire dalla comfort zone. Per attivare un processo partecipativo è chiaro che il pubblico dipendente deve uscire dall'ufficio e immaginate quando ho detto queste parole che cosa può generare nell'opinione pubblica. L'opinione pubblica prevede che il dipendente pubblico, a tutti i livelli, debba rimanere nel suo ufficio ed espletare le sue funzioni. Quindi, come vedete, si tratta di un ossimoro. Come è possibile attivare dei processi partecipativi che prevedono quindi relazioni forti con quelli che sono sostanzialmente i soggetti che poi si vanno a servire o addirittura i soggetti che sono portatori di interesse per quei servizi, come lo si può fare se non c'è l'incontro? Quindi l'incontro prevede sostanzialmente che il civil servant esca dalla sua zona di conforto e cominci ad interagire con il resto del sistema. Detto questo, quindi, il problema della partecipazione è un problema che è sicuramente sentito, specialmente se ci si muove in un'ottica di innovazione sociale. Quindi ci si muove in un'ottica nella quale tutte le componenti della filiera operano con un obiettivo comune, ma soprattutto lavorando fianco a fianco. Quali sono le competenze per poter, diciamo, raggiungere dei risultati a medio e lungo termine con questa metodologia? Beh, sono competenze sicuramente di tipo trasversale, quindi non sono competenze di dominio, perché avere competenze relazionali,
comunicative o multidisciplinari sono competenze che si acquisiscono sul campo attraverso un costante presidio. Presidio che quindi ribadisco e torno a sottolineare come un elemento molto molto forte, lo si può ottenere sganciandosi, ovviamente temporaneamente per quando serve, dalla comfort zone e cominciare a dialogare in maniera attiva con quelli che sono gli elementi della filiera a cui ci rivolgiamo, specialmente la parte più debole, che è quella di colui che deve essere servito. Ci può raccontare luci e ombre di un progetto di innovazione realizzato tramite la coprogettazione? Potrei indubbiamente raccontarvi uno dei progetti più sfidanti che in questo momento ci vede, parlo come Regione Veneto, come funzione di project manager mia in particolare, ci vede affrontare in maniera puntuale, quindi con delle azioni precise, il tema della social innovation. L'innovazione sociale nella pubblica amministrazione parte dalla stessa, secondo me, analisi, non tutte le competenze necessarie per poter rimodellare servizi innovativi risiedono all'interno dell'amministrazione, un po' perché, lo sappiamo tutti, uno dei punti di debolezza della pubblica amministrazione è la mancanza di turnover, per cui abbiamo pochissima iniezione di competenze giovani e quindi acquisite su corsualità, curriculum, comunque anche, chiamiamole lauree molto più smart, no? Non ci sono, abbiamo lauree tradizionali, molto professionali, per cui anche management stenta a comprendere questi temi. Se dobbiamo andare a rimodellare come chiedono aziende e cittadini servizi in ottica innovativa, ovviamente abbiamo bisogno di competenze da acquisire all'esterno. Anche in questo caso noi stiamo portando avanti un progetto di innovazione sociale che prevede proprio quel concetto di uscire dalla comfort zone e di entrare in un ambito partecipativo. Vogliamo creare degli hub esterni al nostro ente, quindi sul territorio. Quindi quando si parla di territorio si parla di relazioni forti in luoghi che siano assolutamente distanti dal centro decisionale, dal centro nel quale si opera, diciamo anche per tutta la parte legata agli adempimenti. E questi Innovation Lab devono essere il frutto di una progettualità che mette insieme parte della pubblica amministrazione e parte del mondo, diciamo, dell'imprenditoria, della ricerca, perché no, dell'hacking e della cittadinanza attiva. Tutte insieme queste persone devono creare una progettualità che permetta di mantenere nel tempo dei laboratori di innovazione sociale, dove che cosa si va a fare sostanzialmente? Una cosa molto semplice. Si vanno a proporre le reiscrizioni, rimodulazioni, addirittura anche sotto certi aspetti la cancellazione di alcuni servizi che in questo momento non hanno quell'appeal desiderato e quindi non hanno la fruizione e quindi non creano i vantaggi per chi è servito, e riproporli in una modalità di coprogettazione attiva fra le parti. Perché diventa sfidante questo aspetto e perché c'ha delle luci e delle ombre? Perché innanzitutto stiamo parlando di un bando finanziato e quando si affronta un bando di questo tipo, dentro la pubblica amministrazione non abbiamo tutte le competenze per renderlo perfettibile. Quindi già il processo di redazione del bando prevede in questo caso una serie di incontri con tutti i portatori di interesse e soprattutto con tutto quel mondo legato ai cosiddetti serviti, quindi cittadinanza attiva in primis, altre PA, aziende e tutti i livelli anche organizzativi, associazionistici che mettono insieme la domanda, no? Cioè, chiamiamoli gli intermediari di questi settori, con i quali stiamo andando ad affrontare proprio in questo periodo la modalità migliore per arrivare a una presentazione di progettualità, diciamo una modalità che potremmo definire PPP, quindi di partenariato pubblico-privato. Questo è il modo migliore per creare un bando che poi sia compreso, recepito e soprattutto abbia da subito una serie di proposte, quindi di candidature, che già abbiano capito qual è l'intento, cioè non dobbiamo arrivare ad un bando che esce senza che nessuno ne abbia mai capito il senso. È molto più importante all'inizio far capire il senso per fare in modo che si creino delle cordate
che siano coerenti con l'obiettivo che ci siamo dati. Non è facile perché potete immaginare queste le debolezze sostanzialmente quali sono. Sono che nel tema dei finanziamenti, specialmente con fondi strutturali europei, ci sono tutta una serie di vincoli e una serie di liturgie che vanno smussate. Quindi bisogna, fin dove è possibile, operare con il buon senso e modellare il bando in modo che sia il più possibile un bando che tenda non all'output, quindi non sostanzialmente al consumo di risorse europee, ma all'outcome, quindi sostanzialmente che i risultati attesi ci portino dei numeri che poi abbiano riscontro oggettivamente in un cambio di passo, quindi che si generano grazie alla coprogettazione dei veri e propri servizi innovativi, non tanto che si generino delle rendicontazioni. Ecco, queste sono le luci e le ombre. Un bando sulla social innovation è sicuramente un bando sfidante, noi ce la stiamo mettendo tutta, però capite che qui il tema delle competenze trasversali diventa veramente importantissimo. Bisogna conoscere tutta una serie di sfumature che se rimani all'interno dei tuoi uffici sicuramente non riesci a percepire il contatto, la partecipazione, il fatto di poter intraprendere un percorso insieme a quello che sarà poi il beneficiario è una condizione sine qua non. Quali sono gli skill che dovrebbero avere un leader per attuare il processo di innovazione della pubblica amministrazione? Spesso e volentieri si tende a mappare i leader con un ruolo manageriale. Questo è fondamentalmente sbagliato. Il leader è sostanzialmente quello che riesce a persuadere. Come diceva Gandhi, non importa quanti ti seguiranno, tu cominci a camminare. Il leader è quello che cammina a prescindere dal fatto che gli altri lo seguono. Il leader è una persona che conosce, ma soprattutto percepisce le traiettorie di sviluppo vincenti e cerca di portarle in un ambiente che di per sé stesso è molto autoreferenziale e difensivo. Che cosa bisogna leader soprattutto per vincere questa sfida? Beh, innanzitutto deve avere un grande senso di appartenenza al sistema, deve superare una forma di narcisismo, che è quel narcisismo che lo porta spesso a riflettere su uno dei temi che affliggono i leader. Sono troppo avanti rispetto agli altri, che sostanzialmente non è vero, perché il leader ha soltanto delle percezioni, non ha delle certezze. Il leader vede, capisce, si relaziona molto, diciamo sostanzialmente si informa molto rispetto ai cambiamenti e cerca di capire all'interno dell'organizzazione come poter far evolvere la propria organizzazione in un senso più innovativo e quindi smart. Come ovviare a tutto questo? Ovviamente mettendosi al servizio non di se stessi ma degli altri, cioè cercando di operare all'interno, ed ecco perché il concetto di senso di appartenenza non all'esterno, all'esterno servono le buone relazioni e serve l'acquisizione di competenze di tipo trasversale che si possono ottenere in diversi modi, anche con l'autoapprendimento. All'interno c'è bisogno della disseminazione. Una delle opere che il leader deve fare è quella di disseminare molto le conoscenze che lui acquisisce. Questo è uno sforzo notevole, anche perché sotto certi aspetti questo va a rompere un pochino lo schema della comfort zone, che è quello di mantenere il presidio negli anni sempre delle stesse attività. Se uno mantiene il presidio della stessa attività, quindi è poco propenso al cambiamento di ruolo e di funzioni, nutre molte certezze e difficilmente si apre alla contaminazione. Diciamo, lo sforzo però non può essere solamente delegato agli leader. Serve, da un mio punto di vista, per poter facilitare il lavoro degli leader, anche qualcosa che da un punto di vista normativo stenta, anche leggendo i vari contratti che si sono succeduti negli anni, stenta ad essere recepito ed è quello sostanzialmente del
del cambio obbligatorio delle funzioni. Se tutto ciò fosse anche regolamentato, ad esempio a livello manageriale il turnover dei dirigenti dovrebbe essere una cosa ovvia che, se non erro, anche in alcuni contratti è stata spesso enunciata, lo si dovrebbe fare anche a livello di funzionari e a livello di operatori, perché non tutti hanno la propensione al cambiamento, alla relazione e quindi alla multidisciplinarietà. Però credo che non ci sia altra strada. Tutti quegli elementi di competenze trasversali che sono leadership, empatia, capacità relazionale, eccetera, eccetera, non si possono ottenere se si rimane verticali su un pezzo per 10-20 anni. E questa probabilmente è la prima criticità che dovrebbe essere affrontata, ribadisco, anche da un punto di vista normativo e non lasciata solamente alla propensione dei singoli. Ripeto e sottolineo che se viene lasciata solamente alla propensione di quei pochi singoli che hanno voglia di rimettersi in gioco, questi spesso e volentieri non vengono visti come soggetti sfidanti, ma come soggetti che eludono a quello che è, diciamo, l'obiettivo primario, quindi la soddisfazione di ciò che richiedono gli adempimenti, ma sono persone incomprese che creano soltanto aspettative irrealizzabili. Cerchiamo di rompere il più possibile questo pensiero. Non sono prospettive o aspettative o traiettorie irrealizzabili, sono solamente il mondo che cambia. Per affrontare il mondo che cambia, dobbiamo cambiare costantemente anche noi.